Nuovo scontro tra amministrazioni e commercianti, questa volta è la Regione a decidere due blocchi straordinari al traffico proprio nella settimana di Natale. Ascom non ci sta e replica, una decisione superficiale e poco professionale. Per ora non verranno ritoccate al rialzo le tariffe dei servizi pre e post scuola, modificante durante il commissariamento cancellieri. Il Comune blocca gli aumenti e posticipa le scadenze al 30 aprile, entro il 15 febbraio si potrà ripresentare l'ISEE per eventuali sconti. 138 miliardi di euro è il prodotto interno lordo dell'Emilia Romagna, ma le previsioni di Confartigianato sono piuttosto nere. Il 2012 sarà l'anno della stagnazione, malissimo il settore delle costruzioni, meglio l'alimentare, stabile l'occupazione. Avvisi di fine indagine per Giorgio Guazzaloca e Piero Collina, coinvolti nell'inchiesta sul Civis. L'ex sindaco era indagato per corruzione. L'avvocato dice: se ci fosse il rinvio a giudizio sarei allibito. Guazzaloca è già stato scagionato. Il presepe della Basilica di San Petronio per la prima volta in mostra a Palazzo d'Accursio, inaugurato oggi dal sindaco Virginio Merola e del cardinale Carlo Caffarra, l'opera è di Luigi Mattei. Buonasera a tutti dalla redazione di ETG, lo avete sentito dai titoli in apertura, una notizia che riguarda la mobilità cittadina. I blocchi straordinari decisi ieri dalla Regione mandano, come avete sentito, su tutte le furie i commercianti. Sono soprattutto gli stop straordinari di lunedì e martedì prossimo a creare parecchie polemiche. Allora facciamo il punto con Marco Rossi. La Regione anticipa i blocchi al traffico e manda su tutte le furie i commercianti. L'ennesima querella arriva il giorno dopo i nuovi provvedimenti antismog che hanno colto di sorpresa un po' tutti. Il dibattito non è tanto sull'anticipo dello stop del giovedì, inizialmente previsto per gennaio ed ora fissato già per il 29 dicembre, ma sono soprattutto le due chiusure straordinarie decise per lunedì e martedì prossimi a suscitare polemiche. Due blocchi aggiuntivi piazzati proprio nell'ultima settimana prima di Natale, nei giorni clou dello shopping, non vanno giù ai negozianti, già penalizzati dal non spegnimento di Sirio ed ora colpiti da un provvedimento che, come dimostrano ormai molte ricerche, non sempre serve ad abbattere l'inquinamento. E il presidente di Ascom, Enrico Postacchini, va al contrattacco. Viene il sospetto, che non è solo il sospetto, che davvero quando si prendono queste decisioni senza consultarsi con le associazioni di categoria e con, diciamo, i tecnici del settore, manchi una visione complessiva delle cose, si pensi soltanto a un aspetto che è quello dell'inquinamento, che è gravissimo e che è un problema sicuramente da risolvere, ma magari bastava anche un minimo di illuminazione in più per dire la faccio la settimana dopo e non cambierebbe assolutamente nulla, non creerebbe disagio non soltanto alle attività ma anche alle scuole e a tutto quello che gravita intorno alle scuole nella settimana prima di Natale, quindi tutti gli eventi, le manifestazioni che vedono sicuramente un movimento straordinario dalla provincia alla città e viceversa, e quindi si va davvero a penalizzare un po' tutti per ottenere nulla, sostanzialmente nulla. Si ha un po' l'impressione che ci si voglia complicare la vita anche quando già è complicata, ecco, quindi non siamo assolutamente in linea con una decisione che è superficiale e poco professionale. In studio per continuare a parlare proprio del blocco anticipato e deciso dalla Regione arriva il commento anche di Confesercenti, che definisce questa decisione una decisione iniqua e dannosa per il commercio. L'associazione di Bologna così boccia la scelta della Giunta regionale di anticipare il blocco del giovedì e lo stop alle auto il 19 e 20 dicembre. Ritengo assolutamente sbagliato adottare ulteriori misure di blocco del traffico perché già si sono rivelate non risolutive e di scarsa utilità, sostiene Sergio Ferrari, presidente di Confesercenti Bologna. Inoltre lo sono ancora di più se sono adottate durante la settimana di Natale perché mettono in difficoltà le attività commerciali. Da tempo Confesercenti contesta le misure previste dall'accordo regionale sulla qualità dell'aria, in particolare le chiusure al traffico nei centri, e oggi ribadisce che l'equazione automatica per cui agli sforamenti delle PM10 segue la chiusura al traffico nei centri storici è un fuoriluogo e sbagliata, a maggior ragione perché non interviene sulle cause generali del fenomeno. Schizzano alle stelle a Bologna le tariffe per i servizi pre e post scolastici. Si tratta di un aumento previsto durante la gestione del commissario della città, del commissario Cancellieri. Oggi la Giunta Comunale ha cercato di ammorbidire questo provvedimento usando diverse fasce di reddito e posticipando anche il termine di pagamento. Allora sentiamo l'assessore comunale alla scuola Marilena Pillati al microfono di Giuseppe Pilloni.
Marilena Pillati, come stanno le cose davvero per quanto riguarda le tariffe dei servizi pre e post scuola a Bologna? Il sistema tariffario è stato modificato durante la gestione commissariale. Abbiamo deciso di tener conto delle difficoltà che le famiglie stanno incontrando pensare di pagare un'intera cifra di enormemente più elevata entro la fine di dicembre, e quindi abbiamo stabilito che la scadenza viene posticipata al 30 di aprile, quindi le famiglie avranno la possibilità di pagare entro il 30 di aprile, ma soprattutto, e questa è una cosa che vorrei sottolineare, riapriremo la finestra per la presentazione dell'ISEE al 15 febbraio, e quindi daremo comunicazione ovviamente alle famiglie e anche ai quartieri che ci sarà la possibilità di presentare entro il 15 di febbraio l'ISEE, e quindi chi ha diritto a degli sconti che non ha richiesto avrà la possibilità di farlo e, come gli altri, di pagare la somma dovuta entro la fine di aprile. Solo per sottolineare il fatto, anche lei ha detto che gli aumenti sono stati comunque consistenti, non li quantifichiamo per fasce di reddito, però sono stati, lei conferma? Sono stati molto consistenti, per le fasce della popolazione più abbiente. In realtà, mentre prima gli sconti erano previsti solo per chi aveva un ISEE inferiore ai 10.000 euro, oggi sono previsti sconti anche per tutte le famiglie che hanno ISEE inferiori ai 40.000 euro, quindi si prevede anche per ISEE di fascia medio-alta degli sconti che prima non erano previsti. Siamo alla cronaca. È stata salvata dagli agenti della polizia ferroviaria una 13enne che ha tentato di togliersi la vita gettandosi sotto un treno in stazione a Bologna. Ma la cronaca di oggi ci racconta anche dell'ennesima truffa ad una persona anziana. Queste ed altre notizie nel servizio di Federico Balletti. Questa volta sono state due finte incaricate della USL che hanno portato via soldi e gioielli dopo aver raggirato una novantenne. L'ennesima truffa a una persona anziana è andata in scena in via Brizio, a zona Andrea Costa. La vittima ha ricevuto la visita di una donna che, dopo aver fatto il nome di suo figlio, si è spacciata per un'addetta dell'azienda sanitaria e chiesto informazioni sul suo stato di salute. Poi è arrivata una seconda complice e insieme le due truffatrici sono riuscite a confonderla. Prima le hanno chiesto di fare una verifica sull'autenticità delle banconote, poi di misurarle la pressione. Alla fine, mentre la pensionata era in bagno, hanno arraffato denaro e preziosi per diverse migliaia di euro e si sono allontanate. È accusato di 4 furti in gioiellerie del bolognese, un 27enne di origine calabrese, arrestato dai carabinieri che lo hanno riconosciuto grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza dei negozi. Il ladro seriale entrava fingendosi un normale cliente, chiedendo di vedere qualche oggetto, poi riusciva abilmente a distrarre il commerciante di turno e a intascare i monili. Nei 4 episodi che gli vengono contestati ha trafugato collane, anelli e bracciali per oltre 2.000 euro, prendendo di mira gioiellerie nell'outlet di Castelguelfo, a Budrio e a Medicina. Ora è finito agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Dozza, dove però la refurtiva non è stata ritrovata. Ha cercato di togliersi la vita gettandosi sotto un treno in stazione a Bologna, ma è stata salvata da una pattuglia della polizia ferroviaria. A tentare il gesto è stata una ragazzina di appena 13 anni, spinta, a quanto pare, da una delusione d'amore e in particolare dalla fine di una relazione con un coetaneo. Questa almeno è la spiegazione che la stessa 13enne ha dato agli agenti della Polfer, che l'hanno afferrata per un braccio poco prima che arrivasse un treno. Alla fine è stata portata in ospedale. Non è infatti stato possibile trovare i genitori perché, come si è poi scoperto, la ragazzina è da tempo in affidamento ai servizi sociali. Avviso di fine indagine per l'ex sindaco di Bologna Giorgio Guazzaloca nell'inchiesta della procura sul Civis, il discusso tram su gomma a guida ottica che doveva entrare in funzione ma che è stato poi accantonato dopo le lunghe polemiche. L'avviso, che spesso ma non sempre anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, è stato notificato oltre a Guazzaloca anche a Maurizio Agostini, allora presidente di ATC, a Paolo Vestrucci e Claudio Comani dell'allora CDA di ATC e a Piero Collina, presidente del consorzio Cooperative Costruttori, colosso dell'edilizia
della Lega Coop. Altri avvisi di fine indagine sarebbero in corso a Torino, dove ha sede Irisbus, la società del gruppo Fiat che costruisce il Civis. Nell'inchiesta Guazzaloca era indagato per corruzione. Il suo legale Guido Magnisi ha commentato che si tratta solo di un avviso di fine indagine e di non sapere se procede se precede una richiesta di rinvio a giudizio. Rimarrei veramente allibito se fosse così, ha detto ancora l'avvocato, perché non c'è nessun elemento a carico di Guazzaloca, che era stato già totalmente scagionato. Crescita dell'economia dimezzata in Emilia-Romagna per il 2011 e per il prossimo anno il clima purtroppo non migliora. La prospettiva è quella della stagnazione e questo quasi in tutti i settori. È la fotografia, la sostanziale fotografia fatta da Confartigianato, ma andiamo a vedere proprio tutti i dettagli con Simona Iannessa. 138 miliardi di euro, a tanto ammonta il prodotto interno lordo dell'Emilia-Romagna nel 2011. Un numero importante, almeno a parole, ma che descrive purtroppo un quadro generale in forte ridimensionamento, soprattutto alla luce di un 2010 che aveva visto un buon recupero ed aveva fatto ben sperare per il futuro. Le fiduciose prospettive però sono state disattese. Per il 2011 la crescita stimata si è quasi dimezzata rispetto alle previsioni e il 2012 sarà sostanzialmente un anno all'insegna della stagnazione. Per quanto riguarda i settori, buone le performance di servizi e industria, quasi ferma l'agricoltura, mentre vanno malissimo le costruzioni che si attestano ad un meno 1,3%. Pur in un contesto generale così funesto, però il settore dell'alimentare sembra non conoscere crisi e i consumi, nonostante una contrazione contingente, rispondono ancora bene. Sono tutti settori che soffrono, come dicevo prima. Il settore dell'alimentare è probabilmente il settore che soffre sempre meno di tutti, perché è un po' anticiclico, quindi non ha delle grandi performance, però non ha neanche degli sbalzi all'indietro. Nonostante il trend negativo, però, il tasso di occupazione in Emilia-Romagna è al 44,7%, quasi 7 punti in più rispetto alla media nazionale ed è stabile nel 2011. Stando alle previsioni, comunque, la temuta stagnazione economica per il 2012 non dovrebbe avere conseguenze negative sull'occupazione. Confartigianato, però, non si limita all'analisi, formula anche alcune richieste alla Regione, una sorta di ricetta anticrisi per gli artigiani. Chiediamo anche qui di venire equiparati al resto dell'Europa, che vede in 50 addetti il limite dimensionale della piccola azienda, quindi con un beneficio contributivo e sicuramente un volano importante per l'assunzione di tanti giovani che oggi in Italia rappresentano il 30% dei disoccupati. L'altra cosa assolutamente importante è il riconoscimento del ruolo dell'artigianato come forza sociale, economica e storica importante, equiparando per esempio lo stesso sistema fiscale che all'interno dello stesso articolo ha la cooperazione. Riuscirà il traffico dei passeggeri a sostenere dal punto di vista economico, finanziario, il futuro People Mover? Le perplessità su questo punto continuano proprio tra gli esponenti del centro-sinistra bolognese che tra l'altro hanno condotto un singolare esperimento sul campo. Gabriele Sciarra. Il numero dei passeggeri ipotizzabili è centrale per sapere se il futuro People Mover sarà sostenibile sul piano economico-finanziario. Su questo argomento tornano il consigliere di SEL a Palazzo da Curzio, Lorenzo Sazzini, e il membro della direzione PD bolognese, Andrea De Pasquale, per i quali su questo punto andrebbero fatte verifiche più aderenti alla realtà osservabile. E in attesa che a condurle siano gli organismi preposti, i due esponenti politici hanno realizzato una sorta di video filmando al capolinea dell'aeroporto il numero dei passeggeri che usa il servizio bus BLQ dalle 5.50 di mattina fino a mezzanotte e mezza. Il dato principale è la forte discontinuità della domanda. A distanza di pochi minuti, a seconda delle fasce orarie, si passa dal tutto esaurito a un numero di passeggeri che si conta sul palmo di una mano, se non a zero. La stagionalità del traffico aereo complica poi ulteriormente le cose, ma anche sul tutto esaurito ci sarebbe da dire, secondo Sazzini e De Pasquale. Questo perché, nonostante gli attuali bus siano omologati per 91 persone, sono poi sufficienti una cinquantina di passeggeri con valigie e bagagli per riempirli. Una situazione che non sarà diversa con il People Mover omologato per 70 persone.
Per i due esponenti del centro-sinistra, dunque, l'estrema irregolarità della domanda, la reale capacità di trasporto della futura monorotaia sono elementi da verificare fino in fondo, perché il People Mover potrebbe correre il rischio di non riuscire a smaltire i picchi di passeggeri o di viaggiare semivuoto, con quel che ne consegue sul piano della redditività del sistema. Voltiamo pagina perché il presepe della Basilica di San Petronio è stato inaugurato oggi nel tardo pomeriggio, un presepe che quest'anno viene esposto nel cortile d'onore dell'adiacente Palazzo d'Accursio. La Natività è stata inaugurata dal sindaco Virginio Merola e dal cardinale Carlo Caffarra. È andato per noi Massimo Ricci. Il presepio di San Petronio per la prima volta a Palazzo d'Accursio, statue a grandezza naturale in terracotta policroma a raffigurare la Sacra Famiglia, il bue e l'asinello. Ad inaugurare il presepe nel tardo pomeriggio sono stati il cardinale Carlo Caffarra, che ha anche benedetto le statue, il sindaco Virginio Merola e le altre autorità civili e militari. C'è stato anche spazio per due parole di auguri da parte dell'arcivescovo di Bologna, che ha ricordato come il concetto stesso di persona abbia avuto origine la notte di Natale, con l'incarnazione divina e la rivelazione in primis ai pastori. L'uomo prese coscienza della sua dignità, non in ragione dell'appartenenza a una classe sociale piuttosto che l'altra, ma in ragione proprio del suo stesso essere una persona. Quell'idea, come voi sanno, come loro sanno poi, è stata la grande idea che ha attraversato tutta la nostra civiltà giuridica e politica dell'Occidente, e che resta ancora, deve restare ancora la colonna basilare di tutta la nostra convivenza. L'affermazione del primato assoluto della persona umana in vista del quale tutto deve essere pensato e organizzato. La Natività è stata realizzata dall'artista Luigi Enzo Mattei, presenti anche i due massimi esperti del presepio bolognese, come ha detto lo stesso cardinale, Gioia e Fernando Lanzi. Torniamo a parlare di trasporto cittadino, ma questa volta con una buona notizia, perché ci sono bus gratis per 5.700 piccoli studenti delle scuole elementari della provincia di Bologna, mentre per quanto riguarda gli alunni del capoluogo c'è già una iniziativa parallela del comune, per l'appunto della nostra città. Simona Iannessa. Piccoli viaggiatori crescono, è così che, parafrasando il noto romanzo della scrittrice americana May Alcott dal titolo Piccole donne crescono, si potrebbe sottotitolare la nuova iniziativa della provincia di Bologna a braccetto con la TC. L'idea è quella di far viaggiare gratuitamente sugli autobus urbani ed extraurbani tutti i bambini di prima elementare residenti nell'Interland bolognese. Circa 5.700 alunni, a cui dai prossimi giorni verranno distribuite altrettante tessere nominali valide fino al 31 dicembre del 2012. Dall'iniziativa quest'anno restano esclusi gli scolari residenti nel capoluogo, che però sono comunque coperti da un'analoga azione del comune di Bologna, mentre sono compresi gli studenti che vanno a scuola sotto le due torri, anche se risultano residenti in provincia. Il progetto finale, anticipato già dai vertici, è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche ambientali e di coinvolgere anche il servizio ferroviario metropolitano per affermare sempre di più il ruolo chiave che il trasporto pubblico riveste nel migliorare la vita quotidiana nelle nostre città. La finalità principe del progetto però resta quella di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico anche per le famiglie dei bimbi destinatari dell'iniziativa e di promuovere sempre di più la filosofia di una vita sostenibile all'insegna di un'aria più pulita e respirabile. Di nuovo in studio per parlare di teatro, perché da domani fino al 17 dicembre arriva all'Arena del Sole di Bologna la drammaturgia di Giovanni Testori con Confiteor, la storia sostanzialmente di una pubblica espiazione di colpa. Andiamo a vedere un'anticipazione. Dal 14 al 17 dicembre all'Arena del Sole di Bologna, Confiteor, un dramma, se si può definire così, Bruno? È un testo che è stato scritto da Testori appunto nell'85 ed è un dialogo, questo Confiteor, fra Rino, che è stato incarcerato per aver ammazzato il fratello, diversamente abile, e l'amico del fratello, che si trovava a essere involontario testimone di questo fratricidio,
La madre, in una confessione di fronte al pubblico, è il caso davvero di dire che in questo caso il teatro in scena il rituale tragico di una pubblica espiazione. Ci fermiamo ancora per una piccola pausa. Di nuovo in studio c'è solamente il tempo per andare a vedere i titoli principali di oggi. È di nuovo scontro tra amministrazioni e commercianti, questa volta è la Regione a decidere due blocchi straordinari al traffico proprio nella settimana di Natale. Ascom non ci sta e replica una decisione superficiale e poco professionale. Per ora non verranno ritoccate, al rialzo le tariffe dei servizi pre e post scuola modificate durante il commissariamento Cancellieri. Il Comune blocca gli aumenti e posticipa le scadenze al 30 aprile. Entro il 15 febbraio si potrà ripresentare l'ISEE per eventuali sconti. 138 miliardi di euro è il prodotto interno lordo dell'Emilia Romagna, ma le previsioni di Confartigianato sono piuttosto nere. Il 2012 sarà l'anno della stagnazione, malissimo il settore delle costruzioni, meglio l'alimentare, stabile l'occupazione. Avvisi di fine indagine per Giorgio Guazzaloca e Piero Collina, coinvolti nell'inchiesta sul Civis. L'ex sindaco era indagato per corruzione. L'avvocato dice: se ci fosse il rinvio a giudizio sarei allibito. Guazzaloca è già stato scagionato. Il presepe della Basilica di San Petronio per la prima volta in mostra a Palazzo d'Accursio. Inaugurato oggi dal sindaco Virginio Merola e dal cardinale Carlo Caffarra, l'opera è di Luigi Mattei. E con i titoli è tutto. Grazie per essere stati con noi. Una buona serata.